Grazie, buongiorno a tutti. Stavo per fare il presidente con viva e vibrante soddisfazione, ma è davvero così, anche se non sono il presidente, che ho il compito di annunciare i vincitori di questa quinta edizione. Cercherò di essere poco noioso, mi limiterò appunto ad annunciare i vincitori e in cartellina avete, e quando annunci i vincitori dirò quelli che sono i due capofila, ma in cartellina avete la tutti anche gli altri soggetti che hanno partecipato, che sono ben più numerosi di quelli che citerò io. Comunque la mia è, diciamo così, la proclamazione ufficiale dei vincitori. I vincitori della quinta edizione di questo, chiamiamolo concorso, per noi è lavoro, anzi, piccola parentesi, voi capirete che l'Istituto Beni Culturali è fortunato perché fa un lavoro piacevole rispetto ad altre situazioni. Abbiamo questa fortuna. E abbiamo poi, quando abbiamo la fortuna di incontrare i giovani nelle scuole, questo raddoppia. Quindi è comunque un piacere fare questi progetti, poi quando la risposta è questa è un piacere ancora migliore. Quindi sono i vincitori della quinta edizione, perché le cose che vanno bene si rifanno, e per l'anno scolastico 2015-2016. Partiamo da, è un ordine, credo, quasi alfabetico, quindi non di priorità. Il primo è 100 orti e 20 mulini, un canale romagnolo da riscoprire. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo 7 di Imola studiano i documenti conservati dall'archivio storico del canale dei mulini di Imola e Massa Lombarda per raccontare, con le loro parole, il valore di un'opera idraulica millenaria. Secondo, storie di ragazze e ragazzi. Indagando nel loro archivio scolastico e nell'archivio storico comunale, gli studenti dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna ricostruiscono in un video le vicende dei loro coetanei di 100 anni fa, quando c'era la Grande Guerra, tema, come sapete, attualissimo. Nel volto di una città, il cambiamento dell'uomo. Capire come hanno fatto i ferraresi antichi a dar vita ai palazzi e ai monumenti del Rinascimento. E questo è l'obiettivo del progetto proposto dal Liceo Artistico Dosso Dossi e dall'Archivio Storico di Ferrara. Nel meraviglioso mondo delle piante dimenticate. Esplorando i secoli di memoria salvati dall'archivio del Comune di Modena, i ragazzi e le ragazze della scuola media Ferraris cercano le tracce della vegetazione di un tempo di cui oggi si perde il ricordo. Il mio album di campagna. L'Istituto Comprensivo di Cortemaggiore incontra l'archivio storico e la biblioteca comunale di Castelvetro Piacentino per far conoscere alle scolaresche il patrimonio rappresentato dalle cascine rurali e prevenire il degrado, valorizzando gli edifici e la cultura che li ha prodotti. Carducci e i giovani tra Bologna e il mondo. Il monumento al poeta, immerso nel giardino della sua casa, diventa un'occasione di conoscenza e di scambio culturale per un gruppo di studenti che provengono da altri paesi e frequentano il centro per l'istruzione degli adulti. Tema questo dello scambio interculturale che, come sapete, comincia a diventare un po' pressante e utile per evitare situazioni di degrado sociale. Villa Saffi Revival. Gli studenti del liceo scientifico Paolucci di Calboli si sperimentano come attori in una serie di rievocazioni storiche che fanno rivivere l'epoca della carboneria tra le stanze della villa che fu di Aurelio Saffi a Forlì. Volti e mani parlanti. Il progetto mette in contatto la Pinacoteca Nazionale di Ferrara e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Alda Costa, coinvolgendoli nella lettura delle opere d'arte a partire dalle mani e dai volti ritratti. Creo, scoprendo i cristalli del museo. Gli studenti dell'Istituto Professionale Cattaneo dell'Edda di Modena prestano la loro creatività per reinterpretare le collezioni di minerali esposte dal Museo Universitario Gemma 1786. Dialoghi con il bosco. Con un video e un percorso di land art, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, supportati dal Museo di Nonantola, raccontano a modo loro il patrimonio arboreo dell'antica partecipanza agraria. Archeodoc.
Gli studenti dell'Istituto Agrario Raineri di Piacenza promuovono il museo e parco archeologico di Travo, cucendo assieme un video sull'agricoltura dei nostri antenati primitivi, realizzato con gli smartphone. Parole nella pietra. A Piacenza le epigrafi dei musei di Palazzo Farnese ritrovano luce e significato grazie ai ragazzi e alle ragazze del liceo classico Gioia che le inseriscono in un nuovo percorso digitale geolocalizzato. Il signore degli Anolini. Food storytelling. Cibo, territorio e storia sono gli ingredienti di questo progetto. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Belloni si impegnano a realizzare un video che farà conoscere il complesso della Reggia di Colorno dal punto di vista della cucina. 1862-2015. Chierici Reloaded. I musei civici di Reggio Emilia hanno assegnato all'Istituto Comprensivo di Sant'Ilario d'Enza una missione: dare a tutti i ragazzi di oggi la possibilità di leggere la raccolta preistorica ottocentesca di Gaetano Chierici. L'ultimo, in ordine di lista chiaramente, non di importanza, mi presento, sono il paesaggio. La scommessa del progetto, che coinvolge gli studenti dell'Istituto Comprensivo Olivieri di Pennabilli, è trasformare il museo naturalistico del parco Sasso Simone e Simoncello in un luogo che gli appartiene e che li riguarda. Questi sono i progetti vincitori. La cosa importante, che mi preme sottolineare, è che oltre ai progetti vincitori, molti anche degli altri partecipanti a questo concorso, anche se non risultati vincitori, perché i limiti sono sia numerici che di risorse che ne abbiamo a disposizione, però hanno messo in moto un meccanismo virtuoso tra scuole e istituzioni culturali che fa sì che molti di questi progetti, anche quelli, ripeto, non risultati vincitori, siano poi stati realizzati e siano in via di realizzazione. Questo è un risultato molto positivo. Vi ringrazio.